Abbiamo molti premi di arte grafica, un milione, purtroppo tanti non possono essere presenti, poi li avranno. Al quinto posto abbiamo Ismail Akinch, al quarto posto abbiamo Roy Ravi Shankar, al terzo posto abbiamo Shalan Osama, al secondo posto Rosha Victor e al primo posto abbiamo Sara Ligalapinska. Ah, Sara Ligalapinska, che è russa. No, è lettera. E ne ha avuti due però, mi sembra, che non fanno due. Ecco, massimo. Per il premio giornalismo, appunto, di cui abbiamo già premiato Lazzarino del primo posto, abbiamo al quinto posto, appunto, sempre Susanna Lazzarino, quarto posto Sira Lapinska, al terzo posto abbiamo Caterina Tadao. E al secondo posto giornalismo Angela Maria Di Beri. Angela Maria Di Beri, per cui abbiamo. C'è un applauso che sento, è stata operata. Musica abbiamo Ivan De Fabiani, al quarto posto abbiamo Enzo Salvi, al terzo posto Valentina Gavrisch, poi abbiamo al secondo posto Franco Ruggerottino e al primo posto Antonio Di Nauta. Nel premio narrativa invece abbiamo al quinto posto Ksenia Svetlova, al quarto posto abbiamo Valerie Sciutano, al terzo posto abbiamo sempre Liga Lapinska, al secondo posto Angela Maria Tiberi e al primo posto abbiamo Caterina Tadauro. Per quanto riguarda la poesia abbiamo al quinto premio abbiamo Giuseppe Zuttaggio, al quarto premio abbiamo Anna Arantane, al terzo premio abbiamo Liga Lapinska, al secondo premio Franco Marcioni e al primo premio Miriam Bruni, che appunto mi ha delegato per le musiche. Poi abbiamo gli attestati di partecipazione, sempre appunto Roberta Panizza, Bruno Mancini, Giovanni Fombro, Roberto Fradimpro, Ala Rucco, Stefano Degli Abbati e Patrizia Canora. Abbiamo poi gli attestati di collaborazione, tra cui appunto il direttore del Dispari che fanno di meglio, la sottoscritta Dalila Bucafla. Scalca. Poi abbiamo Patrice Gasperino, Pierluigi Goggio, la Bottega di Maria Grazia, sponsor per quanto riguarda appunto l'ontologia, Milena Petrarca, la nostra collaboratrice che appunto ha fatto i nomi sugli attestati, e Felice Maria Corticchia, regista. Un applauso al regista. Antonio Fiore. Sì.